Ciao a tutti, benvenuti e ben ritrovati nella mia cucina italiana. Oggi andiamo a fare il baccalà fritto. Che non è il baccalà in pastella e non è il baccalà impanato. Perché? Perché la pastella è un impasto fatto con della farina, molta acqua, preferibilmente, anzi assolutamente meglio che sia ghiacciata e gasata, e poi bisognerebbe aggiungere un pochino d'olio e anche un bianco d'uovo, un albume montato a neve inserito dentro, e quella è una pastella con un pochino poi anche di prezzemolo, spezie, essenze che si voglia. Lo andiamo a fare, una ricetta che andremo a fare, non ve la faccio oggi soltanto per un motivo, perché ho finito l'acqua gasata per quello che non la faccio, però oggi facciamo il baccalà fritto, poi facciamo il baccalà in pastella, tanto a me piace un botto il baccalà, e poi andiamo a fare anche il baccalà impanato, visto che ci siamo. Come si fa con l'impanato? Anticipazione: farina, si tagliano i pezzettini di baccalà, uovo, quindi uovo intero sbattuto, o uovo soltanto la parte del bianco dell'uovo, generalmente sbattuto ma non montato, sbattuto così, e poi pan grattato. E questa è impanato, e anche lì nel pan grattato poi possono essere inserite delle spezie, degli aromi, dei profumi. Quindi, dato che veramente sono cose abbastanza facili, a parte la pastella che vi devo far vedere realmente, con l'impanato lo potete, da questi piccoli consigli che vi ho dato, lo potete tranquillamente fare, tranquillamente, da soli, senza nessun tipo di... Questo ancora di più, quindi che senso ha che faccio questo video, che è il più facile al mondo? È perché tante persone non lo sanno, che si può fare veramente una cosa così semplice, quindi magari non sanno come si fare. E poi, comunque, andiamo a fare un discorso particolare. Baccalà, quando noi lo compriamo, spesso e volentieri lo compriamo o già dissalato, il che vuol dire che ce l'hanno messo in ammollo, e però lo portiamo a casa, lo cuciniamo e immangiabile. Perché? Perché è ancora pieno di sale. Quando ve lo danno, generalmente gli fanno fare un ammollo di 12 ore e non sono sufficienti, ce n'è bisogno di almeno 36 ore, però l'acqua deve essere veramente molto fredda, perché se l'acqua non è molto fredda, che cosa succede? Che può andare a male il prodotto, quindi può prendere degli odori che sono orrendi, brutti. Quindi il vero modo per dissalare il baccalà è comperarlo salato, lavarlo bene sotto l'acqua, tenerlo sotto l'acqua corrente, però questo significherebbe uno spreco pazzesco, va bene? Dunque, allora, andiamo a vedere come tagliarlo, come infarinarlo, qual è la temperatura che deve avere l'olio per poter essere fritto, e vi spiego perché è meglio che lo facciamo dentro una friggitrice al posto di farlo in una padellina semplice, perché nella padellina noi cercheremo sempre di mettere poco olio, e il problema è che quando lo andiamo a friggere poi questo poco olio viene tutto regolarmente assorbito dal prodotto che stiamo friggendo. La friggitrice invece l'olio gli fa una sorta di protezione esterna, quindi una sorta di cappa, quando lo andiamo a tirare su è un asciutto, cioè un fritto asciutto, fritto perfetto, va bene. Allora, cose importanti da sapere prima di andare a preparare il baccalà. Ok, innanzitutto dobbiamo verificare se ci sono delle spine, perché nel caso in cui ci fossero le andiamo a togliere. Poi un'altra cosa, il filetto è da una parte alto e grosso, dall'altra parte invece è basso, quindi il taglio che va fatto deve essere, il primo taglio deve essere fatto da questa parte, perché queste due parti hanno fondamentalmente due tempi di cottura diversi. Andiamo a ricavare dei tranci che siano più o meno della stessa dimensione, perché questo ci agevolerà quando poi andremo a friggere. La pelle vi consiglio caldamente di lasciarla, ma nel caso in cui volete toglierla potete fare tranquillamente in questa maniera. Però fondamentalmente io vi consiglio di lasciarla perché rilascia il suo sapore unico, però nel caso in cui volete toglierla, così la togliete. E quando la dovete togliere, se per caso volete farlo, fatelo quando il filetto è intero, così la fate a tutto il filetto. Ora, questi pezzi invece sono
molto più grossi, quindi avranno un tempo di cottura diverso e li teniamo da parte. Ogni pezzo ha il suo tempo di cottura. Farina semplice, dopo che l'abbiamo tamponati, vedete lo straccetto, per togliergli l'eccesso di acqua, in modo che non assorbano troppa acqua e non assorbano troppa farina. Una volta che l'abbiamo infarinati, però non li buttiamo immediatamente nell'olio, ma li lasciamo un attimino che questa farina inizi a penetrare un pochino nella prima parte della carne del baccalà. Questo farà in modo che sarà un pochino più croccante quando andremo poi a friggerla. Temperatura della friggitrice 170 gradi. I pezzi più grossi avranno bisogno di 7 minuti circa di cottura, i pezzi più piccoli 4 minuti. E mai mettere il sale, comunque questo ve lo spiegherò dopo. Perfetto, i primi sono cotti, guardate che meraviglia, guardate che colore, scoliamo bene tutte le eccedenze di olio. E poi un consiglio, quando li mettiamo in un piatto non dobbiamo assolutamente coprirli, ok? Mettiamo della carta assorbente sotto il piatto, gli mettiamo sopra, questo serve per qualunque tipo di fritto in realtà, questo è un consiglio generale per qualunque tipo di fritto. Mai coprire il fritto una volta che noi l'abbiamo messo su un piatto, perché nel momento in cui lo copriamo il vapore, intanto io vado avanti a mettere gli altri, farà in modo che il fritto si ammoscia, ok? Quindi è importante non coprire mai il fritto, ma mettere solo della carta assorbente sotto. Andiamo quindi ad impiattare, perché l'abbiamo fatti raffreddare un attimino. Sale, a prescindere, qua non ce ne vuole, però parlando di un altro tipo di fritto, qualunque altro tipo di fritto, il sale, ricordatevi, si mette sempre solo alla fine. Questi sono dei piccoli ma importanti segreti per ottenere un fritto perfetto. Io parto sempre dall'idea di fare il piatto proprio quello bello figo, poi però mi incarto perché dico, ma cioè, se io mangio così veramente, cioè, altro che dieta, e alla fine li faccio sempre normali, cioè li faccio come si fanno, mangiamo bene, mangiamo sano, mangiamo ricco, vedete? Ho già cambiato tutto, però è invitante, eh? Facciamo la prova dell'assaggio? Ecco fatto, allora avete visto, è una ricetta facilissima, semplicissima, però come tutte le cose, quando vengono fatte bene il risultato è eccezionale, giusta di colore, giusta, e questo rumore di sottofondo è la friggitrice che sta facendo le parti più fini, perché quella grossa ha bisogno di un tempo di cottura e quella più piccolina un altro tempo di cottura, ma questo già ve l'ho detto durante la preparazione. Bene. E adesso ci mettiamo il sale. Non si mette il sale per niente in questa preparazione, perché loro comunque, anche se noi l'abbiamo tolto, all'interno ne hanno. E allora facciamo la prova dell'assaggio. Sì, però prima vorrei ringraziarvi per la vostra attenzione, ricordarvi di iscrivervi al canale YouTube, di mettere anche un bel mi piace, di condividere questo video e anche gli altri con i vostri amici. Ricordate il mio sito internet. Baci, abbracci, alla prossima video ricetta andiamo a fare la prova dell'assaggio. Simone. Zagli. E via, con la mano. Wow. Spettacolo. Ciao, alla prossima.